Chi ha detto che per scrivere bene servono tanti soldi? E chi dice che la penna stilografica deve costare comunque tanto? E chi ha mai sostenuto che solo con il pennino d'oro? Non è affatto vero, anzi, ve lo dimostro, voglio spendere per la stilografica al massimo 20 euro, vediamo cosa mi offre il mercato. Beh, offre tantissimo e tanto materiale di qualità. Comincio dalla inossidabile, sempre lei. Platinum Preppy, una penna essenziale, sì, effettivamente un po' povera, però siccome si scrive con il pennino fa il suo lavoro. E il pennino è in tre gradazioni, insomma è una penna che non ha paura di niente, non per niente, è uno dei best buy e ce ne sono tanti altri in questa categoria perché sono penne che a dispetto della loro così struttura anche un pochettino economica, non c'è metallo, non ci sono grandi o piccoli fregi, insomma anche l'astuccio in genere non la accompagna, c'è un qualcosa di plastificato, di plexi o di carta che le contiene appena perché non si deteriorino. Però sono penne che scrivono sempre e offrono tanta soddisfazione. Quindi la Preppy, ma anche se ci spostiamo in Pilot, abbiamo la Pluminix e la Plumix. Sono delle penne che, anche queste, molto semplici, molto elementari, funzionano a cartuccia, manco a dirlo, e, oppure converter eventualmente, ma hanno dalla loro il pennino, un pennino di qualità, un pennino che vi garantisce tante, tante soddisfazioni quando si scrive, anche perché le gradazioni non mancano. E pensate che queste penne che vi sto presentando sono comunque delle penne che credo qualsiasi appassionato abbia, anche chi ha penne molto ma molto più costose, perché alla fin fine sono queste che si usano spesso per l'appunto veloce, sono quelle che vanno nella tasca del giaccone e non si spaventano di uno striscio o di nient'altro. Sempre con la cifra di 20 euro posso comprarmi per esempio la Parker Jotter oppure la Parker Vector. In questo caso, come vedete, comincia a comparire una parte in metallo. Comincia a apparire il codale, il fondello in metallo e anche la clip non è più solamente di plastica, ma il fermaglio della penna comincia ad essere in metallo. Sono tutte cose che, per quanto poco, comunque incidono sul progetto. E allora ecco che la penna costa un pochettino di più, ma sempre entro i 20 euro il caricamento a cartuccia. Anche in questo caso il pennino non è affatto in oro. Per avere un pennino in oro bisogna andare a vedere altri video, quelli che eccedono ampiamente i 100 euro. La Lamy Safari è la versione in resina di questo riuscitissimo modello, dove c'è ovviamente anche una componente di design a impreziosire la penna. Però il pennino, anche in questo caso, ha un vantaggio che, come vi accennavo prima per quelli Pilot, è un pennino molto economico che si aggira attorno ai 7 euro ed è possibile per l'appunto intercambiarlo, spostarlo da una penna all'altra e quindi nel caso ne abbiate due è facile andare a sostituirlo e ad arricchire la vostra esperienza. Per chi cerca qualche materiale meno convenzionale troverà nella Lamy ABC questa struttura, il fusto in legno, che la caratterizza ed anche una bella resina, un semi gommosa per la prensione della sezione di scrittura. E poi c'è il pennino, soprattutto quello A, è uno dei miei preferiti. Vi confesso che lo uso ogni tanto perché mi piace la sua rotondità. A sta per principiante in tedesco, è l'iniziale di questo aggettivo e serve proprio per chi comincia ad utilizzare la penna stilografica. Anche in questo caso, come per tutte le altre, si tratta di una penna a cartuccia oppure a converter. E poi c'è il Mondo Schneider con la Callissima e la Siod, per esempio, che è un'altra penna di quelle che non mancano un colpo, che continuano a scrivere sempre. Questa è con me da parecchio tempo, non hanno paura di niente, scrivono su tutte le carte, con tutti gli inchiostri. Ecco perché sono queste le vere penne, i veri best buy in assoluto, e credo che lo avrete visto anche nel video che ho dedicato a loro. E poi ce n'è un'altra che sta per arrivare, che è questa, la Caveco Percheo. La Caveco Percheo è una stilografica molto semplice, come vedete, in resina, in plastica, però è faccettata, bicolore, ma c'è anche il modello che è stato presentato recentemente che invece è un pochettino più colorato, c'è quella, la Crystal, la Demonstrator, quella trasparente. Insomma, anche in questo caso è in grado una penna di accontentare i gusti di tutti, ma
c'è un pennino che è delizioso. I pennini, soprattutto la serie calligrafica della Percheo, che è un pennino che calza soltanto su questa penna, è assolutamente da provare, secondo me. È un pennino che aiuta molto negli aspetti della rotondità, quindi insomma non ci mette in angoscia, ma ha un tratto veramente spigliato e con un'ampia variazione tra orizzontale e verticale. Ovviamente queste penne che vi sto presentando, compresa per esempio la Platinum Prefunt, sono penne che non godono, vi dicevo, di astucci particolari, ma in genere sono messe così in un plexiglass, giusto per avere a portata di mano la penna e non danneggiarla con strisci accidentali. Per avere degli astucci e delle custodie bisogna salire di prezzo, ma prima di salire di prezzo permettetemi di parlare un attimo della Schneider Ray, che è un'ottima stilografica, forse ve ne ho accennato prima, ma di questo kit che con 20 euro vi portate a casa, il kit Callissima. È un kit composto dalla penna e da altri due pennini, quindi sono tre pennini in tutto, trovate le cartucce a meno di 20 euro, ma credo che non esista concorrenza in tutto il mondo. Assolutamente questo è da provare, anche perché la penna scrive veramente bene. Ok, fino adesso abbiamo visto delle penne davvero economiche con 20 euro, ma voglio alzare il tiro. Posso spenderne 25? No, anzi di più. 30 euro, cosa mi porto a casa? Con 30 euro, che comunque rappresenta il 50% in più rispetto ai 20 euro, accedo ad un mondo delle stesse penne, è vero, ma vestite in modo più accurato, più curato. Ad esempio, come vi parlavo prima, la Lamy Safari, in questo caso possiamo comprarla nella versione AL, quella in alluminio, e la differenza c'è nella maneggevolezza, nel peso e poi anche in questi materiali davvero belli con i quali è realizzata. Tante colorazioni, la penna e pennino è lo stesso, il caricamento è lo stesso, però come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. Al pari dell'abito, della stilografica, della livrea, crescono anche di pari passo le confezioni, che cominciano ad essere un pochettino più eleganti, contengono per esempio le cartucce di prova per mettere subito al lavoro la penna stilografica, troviamo dei kit che cominciano a essere un pochettino più curati con degli astucci e anche delle confezioni personalizzate, cioè possiamo già trovare, come nel caso di questa Pilot, una edizione, chiamiamola così, limitata, in questo caso la Genoa Chan. Andiamole a vedere, cominciando per esempio dal kit, anche questo qui lo consiglio assolutamente, il kit Monza 3, sono tre penne, se riesco ad aprirlo, eccolo qua. Innanzitutto un astuccio rigido, questa volta una penna principale con altri due pennini, quindi tre pennini in tutto. C'è anche un pennino Omniflex, quindi un'esperienza di scrittura un po' diversa, tre converter, che non è una cosa da poco, e due cartucce per provare la penna. Il tutto entro i 30 euro, salvo promozioni, perché poi ogni tanto si trova anche qualcosa che costa un po' meno. La bellissima Pilot 78G, io ve l'ho portata a vedere nella versione Crystal, e qui non c'è soltanto una penna bella, vedete che comincia a comparire anche una clip in metallo, ma non è un semplice metallo, è un metallo dorato, e per quanto poco costa anche il bagno galvanico. E poi ci sono questi piccoli, eccoli qua, calcomanie, adesivi, chiamateli come volete. Qui non c'è il pennino perché l'ho tolto. Perché l'ho tolto? Perché, come ho spiegato prima, sono penne che hanno tra di loro la massima intercambiabilità, e allora magari può essere che il pennino di questa Pilot 78G, che a me piace molto, sia finito ad esempio sulla Lightive. Eccola qua, e infatti mi trovo qui il pennino che ho preso in prestito da quell'altra penna. Perché? Perché il bilanciamento è diverso, perché la penna si impugna in modo un po' diverso, e anche questa si porta a casa entro i 30 euro. Ma stiamo parlando di penne che non danno noie, scrivono sempre. Magari è vero, può capitare che ci sia qualche pennino un po' meno riuscito, motivo in più per comprarla dal negoziante, e casomai, se il pennino proprio non scrive, vedrete che ve lo cambierà assolutamente. Altra penna che secondo me fornisce tante soddisfazioni nella scrittura è la Sailor Ace, realizzata anche questa in tre versioni.
perché è una penna calligrafica. Questa, come vedete, ha il pennino da 1,5, ma esiste quello da 1 e quello da 2. Le penne diventano un po' più belle perché in questo caso abbiamo il cappuccio in metallo. Eccolo qua, con una clip in metallo, e questo è un alluminio anodizzato che ovviamente costa un pochettino di più. Il pennino è un pennino Sailor con la classica qualità di questo marchio. Tanto divertimento, e in una penna che costa poco più di 20 euro, mi sembra 21 o 22, ma offre davvero tanto. E sempre sullo stesso piano economico e sullo stesso piano del divertimento ci sono le Sailor 1911. Quelle junior, giusto per incominciare. E anche qui, come potete vedere, c'è un pochettino più di attenzione nella resina, è molto più bella. C'è la clip, il fermaglio, e persino compare una veretta a contornare il cappuccio. Il pennino è di taglia unica, un pennino medio fine o fine medio, che dir si voglia. Il caricamento è a cartuccia. Come vedete, si risparmia un pochettino sulla sezione dell'impugnatura. Non è colorata, può essere anche un vezzo, però insomma si capisce che abbiamo fatto questo e quello, la penna si presenta bene, poi se dentro è anche un po' colorata, diverso, è un po' come coi parafanghi delle automobili che possono essere in tinta oppure in plastica grezza. Lo stesso avviene per le nostre impugnature. Per toglierci da ogni impiccio la prendiamo scura, così almeno questa differenza non si nota. Entro questa fascia di prezzo, cioè 30 euro, troviamo come possiamo dire, un must, oserei dire, ed è la Caveco Sport. Questa penna in resina, beh, questa è un'edizione speciale, forse è possibile che costi anche qualche euro in più, ma in qualsiasi caso stiamo parlando di una penna che ha fatto la storia della penna stilografica, che si presenta molto bene anche in questo caso, proprio perché lo sento nei corsi da tanti allievi che vengono, è possibile che qualche pennino sia un po' meno riuscito di altri. Motivo in più per provarla, la provate dal negoziante prima di acquistarla e casomai ne provate un'altra gradazione. Oppure, se l'avete ricevuta via spedita, beh, usate la garanzia e ve lo cambierà senz'altro, perché sono pennini tutto sommato economici, e può capitare che nel ciclo produttivo una pressione eccessiva oppure un disallineamento può capitare, ci può stare. Comunque, questa è veramente una penna ottima. Ovviamente non ci sono solo queste, perché ci sono delle penne altrettanto valide che, insomma, non ho portato per esigenze proprio di spazio, ma sono le Sailor Compass, la Twisby, la Swipe, la Go, la Pelican Stola, ce ne sono davvero tante. Ci sia altro che l'imbarazzo della scelta. E io che pensavo che con 20 o 30 euro mi sarei portato a casa soltanto qualche carabattola, e invece queste scrivono, e scrivono anche maledettamente bene. Queste sono le vere penne con le quali quelle più costose devono misurarsi. Ciao amici, vi aspetto al prossimo video, perché ne ho realizzati tre: le penne entro i 30 euro, quelle entro i 50 euro e quelle fino a 100 euro, e ne vedremo delle belle.